Io... Quello che stiamo vedendo è un film di qualche anno fa. Un racconto televisivo che si chiamava Un'estate, un inverno. L'attore è Enzo Cerusico. Era la storia della presa di coscienza di un giovane nelle tragiche giornate del settembre 1943. Lo diresse, con sottile partecipazione, un regista allora giovane, Mario Caiano. Ditemi, che cosa dovrei fare? Senti, là dietro nella stalla c'è un fascista che abbiamo preso in un rastrellamento. Hai la regola, ti tiri nevo, tu a te. Perché proprio io? Te l'ha già detto, perché sei nuovo. E se non ci sto? Come corri? Prima, pensaci su. Dov'è? Nella stalla. Tieni. Hai sbagliato indirizzo. Qui non c'è posto per te. Sei troppo tenero. Se non li ammazziamo, ci ammazzano loro. Quella di Caiano è una storia significativa che permette di affrontare, senza ipocrisie, il problema dei rapporti fra illusione e realtà, fra professionalità e libertà. La mia vocazione come regista è nata dopo, è nata quando già facevo il regista. Perché io dovevo fare l'archeologo e infatti studiavo all'università filologia classica per fare l'archeologo. Però siccome mio padre lavorava nel cinema, faceva il distributore, così per riempire gli spazi fra un esame e l'altro ho cominciato a fare l'aiuto regista. E questo è stato un po' partire con il piede sbagliato, se vogliamo, perché mi sono trovato subito preso in un tipo di cinema commerciale dal quale poi non si può più uscire. Cioè sono delle specie di gironi di un inferno, per cui se uno comincia a fare il cinema in un certo modo, poi va avanti a farlo in quel modo e non esce più. Per cui quella mia esperienza televisiva di cui parlavi prima è stata un po' fuori, è stata un'esperienza unica, direi, bellissima ma unica, perché è stata l'unica volta in cui ho potuto fare un po' quello che sentivo e quello che volevo e non quello che mi si imponeva o che il mercato richiedeva in quel momento. Poi è ricominciata la serie dei film commerciali, che una volta potevano ancora avere questa dignità di cui parlavo prima. Poi, per cause che sono, mi sembra, strettamente collegate alla crisi economica generale, che si riflette pesantemente sulla crisi del cinema, nel campo particolare del cinema, le possibilità si sono ristrette sempre di più, i produttori cercano un margine di sicurezza sempre maggiore, per cui non si azzarda più, per cui ci si inserisce nel filone. O si fa il grosso film con il grosso attore che assicura l'incasso, oppure si fa il piccolo film a basso costo, però non si può rischiare, bisogna inserirsi in un filone collaudato. Il filone della polizia o il filone cosiddetto nazi porno, per esempio, per fare l'ultimo. Però anche qui bisognerebbe fare qualche distinzione, perché quello che ho fatto io, almeno come era nelle intenzioni, pur senza farmi illusioni, era una grossa storia popolare, la storia di una ragazza ebrea che ha una storia d'amore con un ufficiale tedesco e poi viene travolta dal vortice della guerra, i campi di concentramento, il lager, e questo sì, era, serviva come occasione per certe scene erotiche sulle quali però non bisogna esagerare. Die Tür öffnen! Aufmachen! Nein!
Ha sparato. Sono stata io. La strada del compromesso è vaghissima, è difficile, ognuno la intraprende come può e come sa, fino a dove riesce, non cede, resiste. Però di compromesso in compromesso si finisce con il fare un certo tipo di film. Se si vuole lavorare, se no si decide di non lavorare più, però allora si tace, si sta zitti, si aspettano anni e c'è chi lo può fare e chi non lo può fare. Cioè non c'è secondo te una possibilità di lotta, come si diceva un tempo? Non lo so se c'è una possibilità, forse c'è e questa lotta io l'ho persa.